Buonasera gentili telespettatori, ancora una volta grazie, ci ritroviamo a seguire gli avvenimenti di questa giornata 4 dicembre 2021, anno che sta volgendo fortunatamente alla fine nella speranza che il nuovo ci porti qualcosa di positivo. E a questo proposito abbiamo una notizia in qualche modo confortante, sono in calo quelli che sono i nuovi casi e in particolare sono in calo i ricoveri, ahimè però rimangono un po' alti quelli che sono i decessi, ma vediamo un po' di andare con ordine parlando anche di quello che è il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, il servizio. Lotta al Covid-19, cala la pressione sugli ospedali di Catania e provincia. Le misure di contrasto al diffondersi del virus stanno dando i risultati sperati, ma non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in vista delle prossime festività. Ricoveri dai reparti di terapia intensiva e semi-intensiva più che dimezzati negli ultimi giorni. Al Policlinico registrata una diminuzione negli ultimi 15 giorni dell'80%, accessi in meno anche al Garibaldi, al Cannizzaro e nei nosocomi dell'Interland. Dimissioni in aumento ovunque, adesso giornalmente sono più i pazienti guariti che i nuovi malati. La buona notizia nel giorno dell'entrata in vigore delle DPCM con le norme per Natale e Capodanno per evitare a gennaio una terza ondata. Il SARS-CoV-2 c'è e continua a circolare tra noi, la situazione è ancora grave e l'età media dei contagiati con sintomi gravi si è abbassata. Resta alto il numero dei positivi, oltre 500 in più in media ogni giorno nel catanese, così il responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro Antonio Di Mauro. Chiaramente questo non vuol dire appunto un libera tutti, piuttosto cerchiamo di non vanificare i sacrifici fatti fino adesso per evitare veramente una strage nel prossimo mese di marzo. Il virus sta sempre più selezionando i soggetti che sono più fragili, che sono chiaramente quelli esposti, ma anche questo non bisogna fare abbassare la guardia ai giovani, perché abbiamo avuto pochissimi casi ma significativi di giovani che purtroppo hanno dovuto ricorrere fino all'intubazione a causa dell'infezione da coronavirus. Già da una settimana, anche grazie all'implementazione del numero dei posti letto che ci ha permesso di avere la regione, i tempi di attesa per il ricovero si sono ridotti a meno di 24 ore, quindi in linea diciamo con tutte quelle che erano le altre patologie che afferiscono al pronto soccorso. Si tratta di pazienti anziani, a mio vedere sono tutti pazienti già affetti da questa patologia da oltre 10 giorni, perché cominciano appunto a star male da una settimana a 10 giorni, e come abbiamo visto proprio nell'evoluzione della malattia, la 10ª, 12ª giornata, soprattutto nelle popolazioni più fragili, rappresenta un punto di svolta, un punto in cui si ha un approfondimento della problematica delle difficoltà respiratorie e quindi i pazienti che poi purtroppo si avviano verso l'exitus. Dati incoraggianti anche dal mondo della scuola. Sugli oltre 450.000 bambini che frequentano in Sicilia materna ed elementari si stima un tasso di positivi non superiore allo 0,41%. Il campione riguarda il 98% di 570 scuole finora rilevate. E adesso vediamo i dati reali di quello che è successo oggi nel mondo del Covid. Uno dei dati positivi è il fatto che l'indice di contagiosità è sceso sotto l'1, siamo allo 0,79%, questo è un dato positivo. Mentre sono 1.365 i nuovi casi che sono stati registrati oggi, con una crescita minima rispetto ai giorni scorsi. Purtroppo però, come vi dicevo, il dato dei nuovi decessi sono 39 per un totale di 1.689. Con i nuovi casi abbiamo 39.350 quelli che sono gli attuali positivi, con una diminuzione di 430 casi. E 1.647 sono quelli ricoverati, sono meno 39 rispetto a ieri, 1.431 i pazienti in regime ordinario, cioè a casa, 216 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare abbiamo 37.703 persone, il dato in crescita, questo è un altro fatto positivo, sono i guariti, 1.756. Per quanto riguarda le province, questi i dati relativi alle province oggi. Palermo ha 291 nuovi casi, Catania 551, Messina 274, Ragusa 39, Trapani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40. E questi dati di oggi, ma come sempre non finirò mai di ricordare a noi stessi e a me per primo, che basta un minimo di attenzione
la distanza, la mascherina, e naturalmente sono questi i sistemi che creano magari un pochino di difficoltà, ma è una difficoltà minima. Adesso parliamo di un'altra realtà di cronache che è venuta fuori alla ribalta e ci porta a Ragusa. Ricorderete il caso del bambino abbandonato, dove un macellaio era stato accusato di aver abbandonato il bambino. È tutta una vicenda particolarissima. C'è una nota da parte dell'avvocato del macellaio di 59 anni, il quale dice che il bambino non era stato affatto abbandonato dal padre, ma la madre della cui bambino il macellaio era il presunto padre, fra l'altro è stato effettuato il DNA, l'aveva chiamato. L'uomo si era ritrovato di colpo in una realtà di questo genere e, anziché portare il bambino all'ospedale, come aveva detto la madre, l'aveva portato dove c'era la macelleria, lì aveva chiamato una donna. Quindi è tutta una vicenda particolarissima che naturalmente sulla quale verrà fatto la relativa luce. E adesso parliamo di una realtà positiva. L'Interporto a Catania è molto importante da un punto di vista economico. L'assessore regionale Falcone oggi è andato a vedere un pochino quello che è la situazione reale. Vediamo i servizi. Avanzano i lavori per la realizzazione del polo integrato gomma-treno, cominciati lo scorso maggio, potrebbero giungere a completamento già ad aprile. Ecco come gli spazi interessati dal mega cantiere a ridosso della stazione di Bicocca cambiano fisionomia di settimana in settimana. Dall'ultimo sopralluogo seguito dalle telecamere di Rai TV, era lo scorso agosto, molte cose sono cambiate. Sullo sfondo lo scheletro di quelli che saranno gli uffici e i relativi edifici, al centro, nell'area rialzata di alcuni metri, le vasche di contenimento dell'acqua. I lavori procedono spediti, nonostante il freno a mano tirato dalle intense ondate di maltempo che creano enormi disagi agli operai. Questa mattina sul posto ancora l'assessore Falcone. È un cantiere in assoluta produzione, è un cantiere che sta dando soddisfazioni, ed ecco allora perché oggi il governo Musumeci vuole fare nel suo quadro costante di visite nei cantieri anche qua a vedere dove siamo arrivati col polo intermodale, che sarà una grande infrastruttura non soltanto per Catania ma per la Sicilia orientale. Si tratta di un'opera strategica per la movimentazione delle merci attesa da anni e che solo dopo l'impulso del governo attuale si concretizza. Il via libera al protocollo d'intesa fra la Regione, la Rete Ferroviaria Italiana e la società Interporti Siciliani per la connessione infrastrutturale e funzionale fra la futura nuova stazione di Bicocca e l'Interporto di Catania, lo scorso aprile, in pieno lockdown, in videoconferenza. Era una struttura che andava fatta ante il 2016, era una struttura già da molto tempo pensata, immaginata, ma mai realizzata, e anche in questo senso qua noi siamo arrivati dopo, abbiamo ripreso le risorse finanziarie che si erano andate perdute, abbiamo completato la progettazione, abbiamo fatto la gara, abbiamo aggiudicato e abbiamo, come dire, affidato ai lavori. Da qui a qualche mese, speriamo entro marzo, massimo aprile, potremo invece inaugurare la fine lavori e l'inizio di una nuova stagione infrastrutturale. E un'altra buona notizia, sempre a Catania, giunge per quanto riguarda il campo scuola di atletica di Picanello. Sarà completato con i fondi europei e probabilmente l'anno prossimo potrebbero svolgersi i giochi nazionali. Vediamo. Salutato dai cittadini, amministratori e soprattutto associazioni sportive come un giorno di festa più che l'avvio di un cantiere, al via i lavori che restituiranno ai catanesi un campo di atletica leggera, del tutto messo a nuovo, efficiente e moderno entro l'estate. Siamo nel quartiere Picanello, nella storica struttura sportiva di Via Grasso Finocchiaro. Diciamo che è un momento storico non solo per l'atletica leggera, ma sicuramente per la nostra amministrazione e per la città di Catania. Un impianto storico costruito nel 1960 che ha visto poche iniziative di manutenzione, adesso verrà interamente riqualificata e soprattutto verrà riqualificata la pista
pista di atletica leggera, saranno riqualificate le tribune, si lavora anche sull'impianto elettrico, sulle torre fari, quindi un importante progetto di riqualificazione con i fondi del Pommedo, l'asse 4 del Pommedo, quindi fondi comunitari legati all'inclusione sociale, quindi super attrezzato all'inclusione sociale, e quindi diciamo un bel momento che vedrà poi qui protagonista sicuramente la Federazione Atletica Leggera con manifestazione così come si organizzavano un tempo, e sono anche iniziative che si legano a quel progetto che abbiamo portato avanti di, per quanto riguarda le iniziative sportive, le manifestazioni sportive con la tassa di soggiorno, proprio per portare qui manifestazioni di alto livello, naturalmente Covid permettendo. Quando tutto questo sarà realtà? Oggi di fatto consegniamo i lavori, e i lavori si dovranno concludere entro maggio dell'anno prossimo, così come è previsto dal capitolato. Devo anche sottolineare che veramente in tempi record siamo riusciti dalla delibera di giugno 2020 alla consegna dei lavori. Daniele Bottino in qualità di consigliere comunale di Fruitore, sin da bambino del campus scuola. Questa è anche una struttura che serve da ammortizzatore sociale. Molti giovani e meno giovani comunque, grazie al campus scuola, grazie all'attività sportiva, diciamo che comunque vengono anche tolti dalla strada. E quindi oggi possiamo dire chiaramente, personalmente, comunque essendo un consigliere presente sul territorio, posso dire che è una grande vittoria. L'amministrazione ha fatto un gran lavoro, un grazie all'assessore Parisi, a tutti coloro che hanno collaborato per questa meravigliosa iniziativa. Sarà ripristinato finalmente la pista, sarà ripristinato la tribuna, qualcosa che darà finalmente lustro non solo al quartiere di Picanello ma a tutta la città. Il campo di atletica è sempre stato cuore pulsante, fino a quando i primi problemi strutturali 8 anni fa, in assenza di interventi di manutenzione, non ne hanno determinato anche la chiusura temporanea. Recentemente gli spogliatoi sono stati ritoccati grazie a delle donazioni. Con una metafora sportiva, un percorso ad ostacoli, quello che ha condotto all'appalto dei lavori, grande soddisfazione ha espresso il presidente provinciale della Federazione di Atletica Leggera, Giuseppe Sciuto. Lo stesso ha annunciato importanti appuntamenti, campionati regionali e nazionali nel 2021. Ogni volta che c'è della pioggia abbondante dalle nostre parti si hanno grossi problemi, sia per quanto riguarda le strutture, a volte anche, ahimè, per quanto riguarda le persone. Questa difficoltà nasce anche dal fatto che la maggior parte degli alvei dei torrenti non sono ripuliti. E ad Acireale c'è il torrente Pozzillo che fortunatamente sta avendo iniziati i lavori per quanto riguarda appunto la pulizia dell'alveo. Vediamo. La buona notizia sotto l'albero a Pozzillo, frazione Marinara di Acireale. Sono partiti i lavori di pulizia del torrente attesi da oltre 10 anni qui, dove i rifiuti ma anche la fitta vegetazione avevano creato dei veri e propri tappi. Le ruspe hanno già in parte rimosso alcune delle ostruzioni più consistenti. Lo vedete, un iter tribolato che ha visto rimpalli tra genio civile e comune che oggi, grazie ad un finanziamento di 79.000 euro, sta procedendo verso la giusta direzione. Ma in tempi in cui la sicurezza idraulica è diventata necessaria, dico io, rispetto a quella che è la situazione climatica del nostro pianeta, la preoccupazione rispetto a un torrente che era stato abbandonato dal 2008 quando fu ricostruito l'alveo era una cosa che mi preoccupava costantemente e quotidianamente. Mi sono occupato più volte e ripetutamente perché, ribadisco, dopo il 2008, data in cui fu ricostruito tutto l'alveo e quindi ripulito, nessuno aveva messo più mano alla questione, ribaltando la responsabilità tra il genio civile e il comune di Acireale. Una volta la responsabilità era degli uni, un'altra volta degli altri, ognuno provava che non era responsabile. Alla fine, con gioia di tutti, dico io, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento che porta alla pulizia di tutto il corso del torrente dentro il paese, che raccoglie, non dimentichiamolo, le acque non solo del paese ma anche quelle di via Quasiboto, che è la Pozzillo Mangano per intenderci. Dopodiché, quando l'appalto fu assegnato, per un inghippo burocratico, diceva bene lei, per un inghippo burocratico si è dovuti tornare indietro, è stato revocato l'appalto e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Oggi la lieta novella
proprio sotto Natale. Ci sono già le ruspe che stanno ripulendo questo alveo, che era sporco non solo di cespugli, non solo di arbusti ormai che erano diventati robusti, ma anche di altro materiale, voglio dire, di scarto che la gente abbandonava dentro l'alveo. Questo ci mette un poco in serenità, ribadisco, con il principio dove sono cominciato, cioè avremo più sicurezza idraulica a Pozzillo. Andiamo adesso a Catania, dove anche lì si procede per quanto riguarda pulizia dei tombini. In particolare la situazione orografica di Catania, come ben sapete, porta acque che diventano dilavanti molto forti per quanto riguarda lo scendere verso la zona centrale. Pensate, Catania ha 7.000 tombini e in particolare tutti questi tombini a volte sono riempiti di fanghiglie, sono riempiti di arbusti o altro. Si sta cominciando a pulirli partendo con circa 2.000 tombini che verranno ripuliti. Vediamo. Più di 2.000 tombini che consentono il deflusso delle acque piovane dalle strade di Catania verranno sturati e ripuliti in questi giorni dalla Catania Multiservizi in accordo con l'amministrazione comunale e cittadina. Si tratta di un piano ben articolato che nel corso delle settimane consentirà la pulizia di buona parte del sistema di intercettazione delle acque meteoriche nella rete stradale comunale di Catania, dove sono censiti circa 18.000 tombini o gratte di deflusso. Gli interventi della Catania Multiservizi hanno avuto inizio il 17 novembre e proseguono principalmente in orario notturno, anche grazie ad un camion combinato a risucchio che, come si vede dalle immagini, tira via fanghi e detriti, ma anche la vegetazione spontanea nel corso degli anni cresciuta all'interno dei pozzetti. La mappa, redatta di concerto tra l'assessore comunale all'ecologia Fabio Cantarella, il presidente di Catania Multiservizi Serena Spoto e il responsabile del servizio Fabrizio Calapai, ha già consentito gli interventi di pulizia e drenaggio nelle vie Santa Sofia, Passo Gravina, nella parte alta di via Etnea, poi ancora nei viali Mario Rapisardi e 20 settembre, quindi in via Vincenzo Gioffrida a partire dal raccordo autostradale, mentre il viale Africa è stato già ripulito nel lato destro, così come sono stati drenati i tombini di una delle due carreggiate di via 6 Aprile. La prossima notte toccherà alle rotatorie di piazza Giovanni XXIII e piazza dei Martiri, e allo studio anche l'intervento nell'area di via San Giuseppe l'Arena e a villaggio Sant'Agata, che hanno patito giorni fa le intemperie, oltre che per le strade del centro cittadino, dove non sarà possibile far transitare il camion combinato a risucchio e le ostruzioni dovranno essere rimosse in maniera manuale. Come si vede, l'elenco comprende strade ad alta densità di traffico, certamente, ma da dove l'acqua piovana discende verso il centro, attraversando molti quartieri di Catania, provocando in caso di copiose piogge disagi sia al traffico cittadino che ai pedoni. Un programma in costante evoluzione, quello adottato dal Comune e da Catania Multiservizi, che dovrebbe consentire quindi di limitare i disagi e assicurare la captazione di un notevole volume di acqua che altrimenti finirebbe sulla sede stradale, con tutte le conseguenze alle quali i catanesi sono abituati da tempo. Adesso andiamo a Giarre, buone notizie per due plessi scolastici che verranno riqualificati e anche in quanto riguarda tutto quello che avveniva nelle piogge abbondanti. Vediamo. Alcuni plessi scolastici di Giarre si rifanno il look con lavori di ristrutturazione avviati nei giorni scorsi. Gli edifici interessati sono quelli che ospitano la scuola Calvario Peri in via Don Luigi Sturzo, sede di scuola dell'infanzia e primaria, e la scuola di via Giusti a Tre Punti, che ospita la primaria. Gli interventi finanziati dall'avviso pubblico PONFERS del 2020 e prevedono opere di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, conseguentemente all'emergenza sanitaria da Covid-19. I lavori riguardano interventi di recupero di alcune aule, con riparazione del tetto, in zone interessate da infiltrazioni d'acqua piovana. Sì, abbiamo colto l'opportunità che ci è data da fondi PON per poter intervenire su due scuole che da diversi anni avevano parte dell'edificio non utilizzabile. Questo perché nel tempo infiltrazioni d'acqua e mancati interventi manutentivi l'avevano reso proprio parzialmente inagibile. Da tempo, devo dire, la dirigente scolastica, i genitori, gli insegnanti
aspettavano che si potesse avviare un lavoro che ripetesse nella condizione di poter utilizzare tutti gli spazi. Questo è quello che avverrà. Da qualche giorno sono partiti i lavori in un'altra scuola, una delle due scuole, quella di San Camillo Peri, e da qui a qualche giorno, la prossima settimana, partiranno anche in Via Giusti a tre punti. Sono scuole dedicate a bambini piccolini dell'infanzia, quella di San Camillo, scuola elementare l'altra. Quello che è importante è avere un'attenzione a questo mondo delle scuole, che certamente fa di Giara una delle città a più alta densità scolastica. Il rapporto tra studenti e popolazione è veramente forse tra i più alti che abbiamo nell'intera isola, e per questo è una responsabilità che ci sentiamo insieme a chi con me, come amministrazione, come uffici, che ringrazio per il lavoro svolto, ma anche in questo caso c'è una collaborazione con una dei dirigenti scolastici, quella del CPIA, perché il fondo prevedeva anche in termini di amministrativi una collaborazione a 360 gradi. Questo lo abbiamo realizzato, quindi è un, come dire, una cosa da sottolineare all'interno di un modello virtuoso che speriamo di poter ripetere. Io ricordo che tra qualche settimana mi auguro verrà consegnato una scuola totalmente rinnovata, che è la Collodi, anche questa è una scuola per l'infanzia dove è stato fatto un grosso intervento di ristrutturazione, e abbiamo presentato diverse altre domande per altre scuole, quindi è un'attenzione importante. Già io ricordo a 23 plessi scolastici attualmente di competenza e proprietà comunale, quindi è un impegno non indifferente. Noi oggi stiamo riuscendo a fare un intervento che in complesso per le due scuole sarà di circa 105.000 euro, più o meno ripartite in maniera uguale tra le due istituzioni scolastiche. Restiamo a Giarre, che è una città che, avendo come base della sua economia il commercio, sta risentendo moltissimo di quelle che sono le conseguenze e le ricadute negative del Covid. Si sperava che con l'arrivo del Natale, attraverso luminarie, maggiore possibilità di movimento, qualcosa si potesse muovere, ma pare che non sia in questo modo. Ma vediamo un po' il servizio che hanno preparato per noi. Le luminarie natalizie installate in netto anticipo rispetto agli anni scorsi nel centro di Giarre non stimolano più di tanto gli acquirenti nei vari esercizi commerciali. Vie principali vestite a festa, ma la crisi si fa sentire come. Tante famiglie sono infatti oberate da ristrettezze economiche ed evidenti preoccupazioni dettate dalla pandemia. Vedere il Corso Italia in questa maniera mi rammarica, perché ho conosciuto tempi bellissimi, e vedere quel Corso Italia vuoto mi fa pena. Mi auguro che ora, con questo decreto di questa sera, le cose si muovano diversamente, se no vedo un Natale abbastanza triste. Non voglio essere pessimista, le luminarie, il sindaco ha fatto di tutto, anzi, per anticipare la messa in opera delle luci, ma non è questo. Ci sono tanti altri componenti che non sono attenenti alla luminaria. I tempi non sono, il mondo è capovolto, non siamo più quelli di una volta. La gente è impaurita. Più che impaurita è schiva a uscire, ha paura, ma non è tanto questo qua. Sono altre cose, sono anche senza soldi le persone. Non riescono ad arrivare a fine mese. Di conseguenza spero che le cose si sistemano, ma la vedo abbastanza brutta la cosa. E l'incentivo è relativo, cioè il senso dell'addobbo natalizio, il fatto che possano creare atmosfera è sicuramente una nota positiva. Quest'anno con largo anticipo rispetto agli altri anni, come dicevi tu, questo ci fa tanto piacere, perché ogni anno aspettavamo le luminarie e sono arrivate sempre o alla vigilia o qualche giorno prima della vigilia di Natale. Quest'anno il largo anticipo va bene, sicuramente non sono trainanti a livello, diciamo, del commercio, perché la gente, insomma, sì, fa atmosfera, ma se devo uscire per acquistare, sicuramente non è la scusa per uscire quella di vedere le luminarie del Corso Italia. Sicuramente una nota positiva dalla parte dell'amministrazione, che quest'anno ci ha fatto questo dono in anticipo, ma secondo me non è determinante in termini di acquisti o di fruizione dei nostri negozi da parte della gente. Un periodo di difficoltà alimentato da quella che è la pandemia generale.
Sicuramente sì, è un periodo che mai come questi anni, come quest'anno stiamo avvertendo. L'inverno da noi sembra una stagione un pochettino più lenta rispetto a quella estiva, ma mai come quest'anno abbiamo toccato con mano veramente la desolazione del Corso Italia e delle vie limitrofe che quotidianamente purtroppo sono spopolate. Adesso andiamo ad Acireale, parliamo di politica. Nasce la prima sede in Italia di una formazione che si chiama Popolo Protagonista. Ha come suo esponente di punta la senatrice Tiziana Drago. Vediamo i dettagli. La prima sede in Italia di Popolo Protagonista è stata inaugurata ad Acireale questa mattina in via Roma dalla senatrice ex 5 Stelle Tiziana Drago e dall'onorevole Gianluca Rospi. Il movimento di ispirazione sturziana nasce dall'esigenza di sottolineare la necessità delle fondamenta della partecipazione popolare proprio partendo dai territori per un confronto continuo e costante. Ad Acireale la segreteria politica si propone inclusiva, aperta a tutte le istanze, con l'obiettivo di costruire un'alternativa politica che metta al centro i valori della famiglia, della libertà, della solidarietà, per la visione di un paese che si fondi su principi del popolarismo italiano ed europeo. Al Parlamento si registrano già le prime adesioni, 3 i deputati, al Senato il dialogo è aperto. Al Senato attendo, come dire, la risposta ufficiale per poter realizzare appunto la componente. Sì, sono in interlocuzione con alcuni colleghi, ma stiamo lavorando appunto per fare in modo che si realizzi qualcosa del genere anche assolutamente al Senato. Ma io ritengo comunque che anche nell'ipotesi meno rosea è importantissimo per un parlamentare il lavoro sul territorio. La prima sede ad Acireale ed è la prima sede anche in tutta Italia di questo nuovo progetto politico. Acireale, qualcuno mi chiedeva appunto le motivazioni, perché la scelta di Acireale, io sono stata votata proprio nel consiglio, nella circoscrizione di Acireale e nel collegio, e Acireale che tra l'altro comprende anche il Calatino fino a Niscemi, quindi questo è il punto di partenza, è il secondo centro più grande della provincia di Catania, e ad Acireale è emblematica anche per alcune tematiche che ho seguito finora e che chiaramente intenderò a seguire. Mi riferisco al sisma di Santo Stefano, no? Quindi al 26 dicembre 2018, quindi seguire un po' questo andamento. Abbiamo tra l'altro depositato anche degli emendamenti alla legge di bilancio, ma probabilmente uno che riguarda la proroga dello stato di emergenza, quindi con tutto l'annesso e connesso, probabilmente passerà al mille proroghe. Tutti i temi legati alla scuola sono molto sentiti. Abbiamo creato anche nel passato dei tavoli di lavoro con altre realtà del territorio proprio sulla scuola, che abbiamo già trasmesso nei mesi passati anche al Ministro, inascoltati. Però non perderemo, come dire, la nostra caparbietà, ecco, nel portarli avanti. Altri temi importanti sono quelli delle infrastrutture, ma principalmente i temi cardine per quanto mi riguarda sono quelli legati alla famiglia e alla, appunto, come vi dicevo, la scuola, ma anche la Sicilia, la nostra Sicilia. Ho avuto, sosseguendo i lavori sulla legge sulle zone franche montane. Ci rivolgiamo proprio alle comunità. Infatti abbiamo chiamato il nostro progetto politico Popolo Protagonista, perché vogliamo che il popolo torni protagonista in politica. Per noi competenza, conoscenza e meritocrazia devono essere alla base della nuova classe dirigente. Adesso andiamo a Riposto. La crescita del porto turistico e del porto commerciale porta ad un maggiore lavoro da parte della Guardia Costiera. Vediamo un po' i termini della questione. Vigili del Fuoco e Guardia Costiera assieme a Riposto in occasione della patrona dei due corpi, Santa Barbara,
Nella banchina Costanzo del porto si è svolta la benedizione dei mezzi, una festività quest'anno in forma ridotta per via delle misure anti-Covid. Nella chiesa Maria Santissima del Carmelo una santa messa officiata da Don Daniele Raciti, una celebrazione ristretta alla sola presenza delle autorità civili e militari. Poi nello scalo marittimo alla presenza dell'amministrazione comunale il momento aperto alla cittadinanza, sempre nel rispetto delle norme per evitare il contagio, distanziamento e utilizzo di mascherine. Un modo questo per dire grazie nel giorno della Santa Protettrice a pompieri e militari della Marina che quotidianamente con il loro servizio rischiano la vita per la tutela e la salvaguardia dei cittadini. Così come tradizione annualmente la festa di Santa Barbara, soprattutto per il posto che ha un radicamento atavico, sia per la presenza dei corpi della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, che è la loro festa, ma è la festa, diciamo, di tutte le forze armate. Non a caso erano tutte rappresentate, la Guardia di Finanza con il loro capitano, il capitano dei Carabinieri, il mio comandante della stazione locale, perché è una festa che dà soprattutto un ricordo a queste e un ringraziamento a queste forze che continuamente si spendono sul territorio in un modo silenzioso ma sempre presente e che servono non solo a tutelare la sicurezza e il vivere civile ma anche la sicurezza dell'ambiente e di quella che è la difesa della natura. In un tempo così, diciamo, che ci ha dimostrato quali sono state le penalizzazioni da parte dell'uomo, questi sono dei corpi validi, per cui non solo un atto di rispetto con la mia presenza ma soprattutto un atto di orgoglio per avere la compartecipazione di queste forze sul territorio. Bene, ci fermiamo qualche attimo per la pubblicità, ci vediamo subito dopo.